difficile perché negli ultimi 10 giorni ci sono tantissime salite, a parte che ci sono anche prima, e credo che alla fine troppe salite non servono a niente. Ecco, è un'osservazione che ho fatto pure io, troppe salite. E il giro di passo per la Basilicata, Moser, quando ricordi? Eh beh, l'anno che io ho vinto proprio arrivavamo alla tappa Pisticci, che ci fu lo sciopero, e è stato una parentesi, insomma. Io avevo vinto la tappa il giorno prima, potevo forse vincere anche quel giorno lì perché ero veramente in grande condizione, però ci fu questa dimostrazione e non si fece la tappa. Arriveremo in quella zona quando ci sono le fragole ben mature. Tu ne hai un bel ricordo? No, grazie. Sono stato anche quest'anno, ero giù il mese di giugno, eravamo in bici lì, poi sono stato adesso anche in settembre, perciò sono stato anche troppe volte in Basilicata. Cipollini, lo sprinter d'eccezione, l'unico velocista del mondo che ha vinto tutti gli sprint possibili. Grazie, gentilissimo. Un giudizio veloce sul giro. Il Giro d'Italia è durissimo, esigente, perché dalla quarta tappa che si va sull'Etna alla 19ª che vanno sullo Stelvio, esigente, veramente durissimo. Si passerà, meno male noi non corriamo più, me le faccio in macchina, lo seguo in televisione e saremo tutti contenti di seguire questo giro. Velocemente un ricordo sulla Basilicata che tante volte hai attraversato. La Basilicata è una terra straordinaria, io mi ricordo le due tappe che ho vinto a Matera, e per cui per me vincere una città storica che fa parte dei patrimoni dell'UNESCO è stata nominata addirittura città della cultura, capitale europea del 2019, ecco, per cui stiamo parlando di roba seria. Io partito da San Giusto di Compito con la mia biciclettina, ho vinto due volte lassù, per cui felicissimo di far parte in qualche modo della vostra terra. Ti aspettiamo con piacere. Io sono lieto di essere presente e raccolgo l'invito fatto da voi e dal sindaco di Matera. Arnaldo Pambianco, anni passati, come ti sembra questo giro? Un giro durissimo, comunque i giri mi fanno sempre i corridori, se si impegnano il giro diventa bello anche se non è duro. Questo è veramente duro. Io avrei detto a Vegni, sai, è un po' esagerato. Cioè, meno montagne sul giro. Qualche montagna in meno avrebbe fatto meglio. Le tappe in montagna sono quelle che attirano il pubblico, la grande folla che ha il ciclismo, e quindi io penso che faccia bene al ciclismo se i ragazzi si danno battaglia. Un giudizio anche da parte di Basso su questo Giro d'Italia molto impegnativo. Un Giro d'Italia molto impegnativo che inizia da due isole e poi si risale all'Italia, e chiaramente settimana dopo settimana ci sono veramente delle difficoltà che renderanno questo giro molto molto speciale. E passa anche attraverso la Basilicata ancora. Hai qualche ricordo particolare di quella terra? Che il sud è vicinissimo al giro, e amano il Giro d'Italia, e noi abbiamo la Basilicata. Cassani, responsabile della Nazionale di Ciclismo d'Italia, un giudizio prima cosa sul giro. È un giro impegnativo, ci sono tante salite, l'ultima settimana è davvero tosta, ci sono anche due cronometri, ci sono anche diverse tappe per velocisti, quindi nessuno si può lamentare. Passiamo anche dalla Basilicata, Cassani. Tu che ne hai fatti tanti di giri, qualche ricordo particolare? Sai, io in Basilicata ricordo una vittoria a Potenza di Visentini quando ero mio compagno di squadra, quando ero mio capitano, quando era la carriera, quindi ricordi piacevoli. Siamo con l'attrice Linda Pavlova, che ha assistito alla presentazione del Giro d'Italia. Un giudizio innanzitutto sul giro. Sul giro o sulla Basilicata? Anche sulla Basilicata. La Basilicata è comunque una regione che io amo e secondo me è una delle più belle in Italia. E per quanto riguarda il Giro d'Italia, sono molto fiera che posso partecipare a questo evento e comunque che sto incontrando per esempio anche il vincitore che ha vinto tante volte questo Giro d'Italia. La cosa che mi appassiona è il fatto che comunque girano tutta l'Italia, è un buon corso comunque internazionale. Ti piacerebbe girare un film in Basilicata? Certo.